Nel senso, dirai pubblicità per la diversity. Questo è importantissimo, su questo mi fermerò particolarmente, perché qua stiamo parlando di quello che è una diffusione, quindi un organismo di diffusione di messaggio, e poi soprattutto la RAI, che è, diciamo, l'organismo pubblico. Sono anni che si fa una battaglia nella direzione dell'inserimento delle donne all'interno del board, ma poi si sta cercando con molta lentezza però di iniziare a fare anche delle pubblicità che vadano nella direzione della diversity e dell'inclusion, con un focus particolare su tutto ciò che è l'empowerment, in particolare l'empowerment femminile. Perché non dobbiamo nasconderci il gap, il divario che c'è tra il genere femminile e il genere maschile è ancora molto notevole, quindi c'è necessità di continuare a perorare in questa direzione. Però perché io dicevo che la RAI, su questo articolo mi fermo in particolare? Perché chiunque ricopre dei ruoli o ha un'azienda che fa, diciamo, informazione pubblica, formazione pubblica e può anche spingere da una parte piuttosto che dall'altra, quindi sensibilizzare maggiormente su alcune tematiche, ha l'obbligo, non solo l'obbligo morale, ma l'obbligo di dover andare ad intervenire. In questo articolo, quindi, si entra proprio del fatto che nella RAI ora ci siano 7 donne top manager all'interno del board. Quindi è un caso, un fiore quasi all'occhiello, nel panorama delle aziende italiane, in quanto sappiamo bene che i dati non vanno in questa direzione. Le donne dirigenti in Italia sono a quota 29% contro il 33% della Francia e il 38% della Germania. E questo è il rapporto che viene fuori da Women in Business nel 2021. L'Italia invece va completamente al contrario in RAI, in quanto si parla del 52% di donne a vertice con un 54% nel board. Questo è un risultato significativo che va non solo in quello che è un messaggio dell'inclusione femminile nei ruoli decisionali e non solo, ma soprattutto verso quello che è un trend di crescita anche per dei nuovi posizionamenti. È stato visto che nel momento in cui si ha questa commistione di questi ruoli, alla fine si ha una crescita esponenziale che va di pari passo alla crescita esponenziale della presenza femminile nei ruoli apicali. Sarebbe da rifletterci molto, quindi, del fatto di come gli obiettivi che vengono raggiunti anche in termini di inclusione comunque non possano prescindere da quelle che sono delle competenze e delle caratteristiche che hanno portato proprio queste donne a ricoprire questi ruoli, diciamo, di comando. Non può più esserci il momento di parlare di diversity come se fosse uno slogan, ma la comunicazione in ottica di diversity e di inclusion, deve andare verso una valorizzazione delle persone e quindi in grado di accogliere a 360 gradi quelli che possono essere i desiderata e andare a colpire nella maniera di cambiare i trend laddove siano negativi per quello che possono essere delle esigenze del mercato. Bisogna che il messaggio che passi sia un messaggio sempre di coerenza e di efficacia, altrimenti risulta essere molto poco credibile tutto ciò che viene mostrato, o ancora meglio, o ancora peggio, essere un qualcosa pronto all'uso in considerazione di. E quindi il diversity e l'inclusion, più che di diventare uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 al punto 5, diventa la moda del momento che, come nei cambi che abbiamo nella moda, tra un anno non se ne parlerà più.